Dal prossimo 1 novembre su bus, metro e funicolari viaggeranno anche agenti della Polizia Municipale che affiancheranno i controllori ANM per contrastare gli evasori e garantire sicurezza a bordo. È il progetto Linea Sicura, già sperimentato qualche anno fa e riproposto grazie ad un accordo tra l'azienda di trasporto e la Polizia Locale. Questa è un'esperienza che è già stata fatta qualche tempo fa che ha portato ottimi risultati, sia da un punto di vista delle sanzioni che sono aumentate all'epoca, sia da un punto di vista anche della vendita dei biglietti, perché ovviamente il cittadino sapeva che poteva essere controllato. In questa circostanza ci sarà il supporto di un'autovettura nostra anche per assicurare la sicurezza degli utenti di ANM, che sarà radiocollegata col personale a bordo. Un progetto che serve a garantire la massima regolarità dell'esercizio e a supportare anche le nostre attività di controllo, che sono altrettanto importanti in quanto fonte di ricavo tutt'altro che banale per l'azienda. Noi già stiamo avviando dei rapporti di collaborazione anche con altre forze di polizia, quindi ci sono varie iniziative che tra loro complementari, la somma delle quali sono la risposta giusta. Obiettivo dell'operazione è aumentare il senso di sicurezza e protezione per gli utenti del trasporto pubblico ed anche per autisti e controllori, spesso vittime di aggressioni e atti vandalici. I mezzi di informazione spesso si sono occupati di liti o di vere e proprie aggressioni. A noi pare che grazie al contributo della Polizia Municipale consentire a chi lavora e che usa un mezzo pubblico di poter fare il proprio viaggio tranquillo perché vicino a una persona in divisa sia un atto di civiltà e di rispetto per ognuno. Ogni giorno saranno 15 gli agenti di polizia locale che seguiranno la mattina, il pomeriggio e la sera le corse del nostro sistema di trasporto pubblico, saranno sugli autobus, saranno visibili alle stazioni e sarà quindi questo un nostro modo non soltanto per essere più vicino a chi ogni giorno usa il mezzo di trasporto pubblico, ma anche per potenziare l'esperienza di vivere Napoli e di venire a visitare Napoli come un'esperienza sempre più positiva e sempre più attrattiva. Faremo un monitoraggio degli effetti dell'iniziativa dopo 6 mesi. Monitoraggio dell'iniziativa da diversi punti di vista, sia per verificare i ricavi da traffico, quindi l'incremento dei ricavi da traffico, sia per verificare l'effetto appunto sul miglioramento delle condizioni di sicurezza. Se il progetto, così come crediamo e siamo fiduciosi che dimostrerà di essere dal punto di vista economico non solo sostenibile ma anche positivo, potremmo continuarlo anche sine die.